Carissimi amici, buongiorno a tutti voi e benvenuti alla quinta puntata di Occhio alla Rete. Oggi parleremo del pesce più gelato del gelato, degli effetti del riscaldamento globale nell'ambiente marino. Inoltre vedremo uno splendido video girato in Malesia e una mia esterna girata a Cesenatico, Riviera Adriatica. Ed ora parliamo, come prima notizia di questa puntata, del pesce più gelato del gelato. La domanda è questa: che cosa potrebbero avere in comune un pesce e un cono gelato? Beh, potrebbero essere collegati da una proteina. Il pesce in questione è il merluzzetto bruno, che vive nelle acque gelide del Nord Atlantico. Questo merluzzetto bruno ha all'interno del proprio sangue una proteina che impedisce la formazione di cristalli di ghiaccio alle temperature polari. Questa proteina verrà sintetizzata in laboratorio con tecniche genetiche e potrebbe essere usata per la lavorazione industriale dei gelati. Ed ora una notizia molto interessante che proviene dal Canada. A causa del riscaldamento globale, i pesci non soltanto stanno diminuendo in numero, ma stanno addirittura rimpicciolendosi di un quarto. E ora veniamo all'assoluto protagonista della quinta puntata di Occhio alla Rete. Vi presento Riccardo Peri, 27 anni. Riccardo mi dice: la sensazione più bella che ho quando pesco è sentirmi tutt'uno con la natura che mi circonda. Con lui oggi viaggiamo in Malesia a catturare i pesci vela. Vediamo questo servizio. You're on demand. Yeah. Look. Yeah. Okay. Yeah. Right. You want to cut that? Nice. Okay. Okay. Sit up. Oh. Oh, lift up a bit. Yeah, it's nice. It's nice. It's nice. Oh. Here, look here. E ora un servizio molto carino. Vediamo questo luccio particolarmente furbo. L'altro giorno mi trovavo in Riviera Adriatica, Cesenatico, ed ero in compagnia di due mie amiche. Vediamo insieme questo servizio. Amici di Occhio alla Rete, ciao, ciao a tutti! Sono in Riviera Adriatica e precisamente a Cesenatico, nel mio mare. Oggi vedremo come il mondo marino ispira creatività in arte e in cucina. Allora, oggi sono in compagnia di Maria Andreucci e Maria Vicini. Ciao ragazzi! Ciao amici! Ciao, ciao a voi. Mary, tu cosa ci hai preparato oggi? Quindi io ho fatto un cappuccino salato con un letto di gamberetti, una mousse di panna e patate e sopra una spolverata di bottarga di glutine. Molto molto interessante, poi lo assaggeremo certo. Insieme. Mary, invece tu cosa hai preparato oggi? Io mi ho preparato questo portacandele utilizzando l'elemento per eccellenza marino che è l'acqua. Al suo interno troviamo coralli, conchiglie, su un letto di sabbia, che è così un po' come avere un pestetto di mare proprio al centro della nostra tavola. Bellissimo, io vorrei fare i complimenti a tutte e due e a voi invece che ci state seguendo, tanti saluti da Cesenatico, ciao! Bene, oggi in studio ci facciamo due spaghetti. Questo perché? Perché io vi sto per presentare il verme spaghetti. Sì, spaghetti worm, un invertebrato hawaiano, chiamato anche verme tentacolato. Vediamo questa immagine. Ed ora leggiamo insieme qualche indovinello. Stefano da Milano ci dice: qual è il pesce che fa sempre piazza pulita? Qual è? Provate a pensarci. Che fa sempre piazza pulita? Lo sgombro, ovviamente. Oppure, qual è il motto della sardina? Meglio sott'acqua che sott'olio. Qual è l'animale più veloce del mondo? Beh, il polpo, questo è facilissimo, lo sapevo anch'io. Perché? Perché sta in pole position.
Bene, siamo giunti alla fine della quinta puntata di Occhio alla Rete. Vi ricordo di scriverci, mi raccomando, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre emozioni. Noi abbiamo voglia di condividerle insieme a voi. Vi ringrazio tantissimo di averci seguito e mi raccomando, Occhio alla Rete!